Guarda, Luciano, per concludere questa nostra riflessione di oggi, io lascio questo pensiero. Uno degli elementi del dibattito, che voglio dire, lo alza un pochino di tono anche, e tu l'hai citato, io non ho molte cose da rimproverare al governo Renzi, ne avrei al leader Renzi, e l'abbiamo anche fatto, no? L'abbiamo detto, e sono, è un'altra cosa però. Ma è lo stesso che è accaduto a Fassino come sindaco di Torino, un sindaco amato che ha fatto cose. È lo stesso che è accaduto dopo Obama negli Stati Uniti. Allora, il nodo che noi su cui dobbiamo riflettere è: in democrazia bisogna ovviamente saper vendere anche i risultati, ma probabilmente non è semplicemente un fatto di comunicazione. È anche un problema di senso comune da costruire nel paese. È esattamente quel senso comune per cui negli anni 60 in Italia si capiva che c'era una crescita, che indipendentemente dai colori politici, le Olimpiadi di Roma sancirono, no, una crescita internazionale, il paese che aveva scatenato insieme alla Germania la guerra e così via tornava al centro della pace, no, con le Olimpiadi, con la crescita, col miracolo economico, pur nelle difficoltà, nei tanti errori, eccetera. Era un dato che riguardava il buon senso, non solo la comunicazione. Il senso comune lo costruisce anche un partito, dei movimenti, una forza che non è necessariamente un partito politico con iscritti, ma una forza politica che è mette assieme partiti, movimenti, associazioni, persone singole che hanno un'idea comune. E questo è un grande tema della modernità, cioè come fare in modo di fare le cose bene, ma anche di farle comprendere e di tornare a vincere grazie a quelle cose. Bene. Allora, grazie Roberto. Grazie a voi, agli ascoltatori come al solito, e alla prossima. Va bene, ciao. Ciao, ti salutiamo. Buona serata. Buona serata. Adesso mandiamo un'altra canzone. E dunque, se ne è parlato molto, Bob Dylan, il grande menestrello, è impegnato in 3 concerti, tutti sold out, in 3 giornate consecutive a Roma. E quindi noi vi proponiamo un bel brano carico d'atmosfera dedicato appunto ad uno dei più grandi bluesmen mai esistiti, Blind Willie McTell. Questa è una versione dal vivo in cui Dylan è accompagnato dalla magica chitarra di Mark Knopfler. Ascoltiamo. Seen the arrow on the doorbone. Seen this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem. But I traveled through East Texas where many martyrs fell. And I know no one can sing the blues like Blind Willie. Heard that hoot owl singing as they were taking down the tent. The stars above the barren trees was his only audience. Them charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but no.
Allora, torniamo in trasmissione e siccome abbiamo un ospite che insomma, non è nuovo di questa trasmissione, anzi speriamo di averlo molte altre volte, e gli voglio chiedere, siccome ieri è stato ad una iniziativa, appunto sempre all'interno, quindi continuiamo il discorso sulla sinistra, segnatamente sul PD, con Roberto Morassut, a un'assemblea molto, ho visto le foto, insomma molto partecipata, l'argomento era molto interessante, la volontà non mancava. Ecco, io vorrei sentire appunto Danino Zappalà. Buonasera a tutti, intanto sì, ieri sera l'iniziativa con Morassut è stata piuttosto corposa. C'era moltissima gente, c'è tanta aspettativa perché Morassut ha da tempo lanciato un suo programma, un suo progetto più che altro di cambiamento dello stato delle cose all'interno del partito per avere un'organizzazione che sia in qualche modo più moderna e più rispondente alle sollecitazioni di un elettorato che ci sta invece abbandonando. La proposta di Morassut in estrema sintesi è uscire fuori da un partito pieno di lacci e lacciuoli delle correnti e dei capibastoni sul territorio, aprirlo e costituirlo come una fitta rete di interessi collegati a un progetto di società. Questa è in estrema sintesi. Non è che sia chiaro il come farlo già da domani, perché se c'è una cosa che lì l'assemblea ha escluso in tutti gli interventi è, diciamo, un salto della quaglia fuori dell'attuale PD. Nessuno vede una via alla Macron se non come una soluzione semmai individuale di Renzi, se proprio ci sarà questa possibilità per lui. Ma per quanto riguarda una riforma del partito di cui tutti sentono l'esigenza, invece non ci sono sostanzialmente proposte di estrema novità sul terreno organizzativo, tranne questo appunto di lanciare una fase costituente, costituendo una fitta rete di circoli virtuali praticamente, e di fatta anche di un progressivo allontanamento dalla forma tradizionale di un partito organizzato sul territorio con le classiche sezioni di una volta. Questo, che cosa secondo me è ancora è carente in questa riflessione? Manca ancora un po' la comprensione fino in fondo della crisi che c'è in Italia e nel partito, e soprattutto manca una scelta più decisa. Ma solo in Italia, pensi tu? Che cosa? La mancanza della... No, questa crisi, solo in Italia? Ecco, appunto. La crisi non è solo in Italia, però ecco, questo non essere della crisi solo un fatto italiano è poco tematizzato, nel senso che se andiamo a vedere pure un Cacciari, vede la crisi della politica attuale come una crisi delle formazioni di sinistra, a livello europeo e a livello anche mondiale, mettendoci dentro anche la sconfitta della Clinton e della sinistra americana. E anche questo, secondo me, forse non è più sufficiente a descrivere questo tipo di crisi, che invece si presenta come un problema di passaggio, di transizione a delle forme di rappresentanza probabilmente nuove. C'è una crisi del rapporto di rappresentanza, all'interno della quale poi c'è anche una crisi del rapporto di rappresentanza fra noi e il nostro elettorato classico. In particolare, si diceva ieri, i giovani non ci amano più. Però ecco, anche il fatto, i giovani non ci amano più perché probabilmente il nostro racconto si è indebolito, ha perso di fascino. Se c'è una cosa che io, diciamo, non sono mai stato un renziano ortodosso, però ho creduto in Renzi come un innovatore, uno che poteva in qualche modo avvicinarci a una modernizzazione del paese.
credo che tutto sommato l'insieme delle iniziative di Renzi abbiano mancato di uno sfondo di cambiamento rivoluzionario dello stato delle cose. Cioè alla fine è diventato una normalizzazione per un adeguamento dei ritardi italiani agli standard di mercato mondiale. È sufficiente una cosa del genere, mi domando? Probabilmente no, noi veniamo da un partito in cui, a parte diciamo l'ideologia cattolica, ma c'era una pesante ideologia comunista che metteva in campo un'idea di una società migliore, di una società futura, metteva in campo in realtà una prospettiva di cambiamento. Ora questo cambiamento si è mancata l'occasione per renderlo concreto, e renderlo concreto su un terreno agibile oggi, perché non è che siano mancate le occasioni. Noi abbiamo, io lo ripeto spesso, noi abbiamo un paese in profonda crisi con 2.300 miliardi di debiti che ci costano 70 miliardi l'anno di interesse, e qui si chiude il discorso sulla flessibilità, il 3%, non c'è una lira con una quota di interesse così forte da pagare alle banche, agli investitori e agli speculatori stranieri. Ci abbiamo questa crisi enorme che si riflette con una disoccupazione giovanile ancora altissima. È ovvio che noi poi registriamo il risultato elettorale che è quello che è, perché le cose che ha fatto Renzi sono senz'altro positive, ma sono carenti rispetto, sono una goccia nel mare. Noi rimaniamo il paese che pur in una fase di ripresa rimane con la crescita minore di tutti gli altri paesi dell'area occidentale, siamo un partito sommerso da un debito pubblico allucinante, siamo un partito con quella disoccupazione giovanile e siamo quindi un paese che sta in una profonda crisi. Come affrontare questa profonda crisi? Noi la dobbiamo affrontare, qui poi è emersa la storia di questo partito. Questo partito sta vivendo una lunga fase di secolarizzazione delle vecchie ideologie che non si è ancora compiuta. Io credo, faccio un esempio, così poi ne parliamo pure qui in studio. Quando si decide, e io penso che vada pure ribadita come scelta, di essere un partito a vocazione maggioritaria, riformista a vocazione maggioritaria, io non so se tutti quanti hanno pensato che questo comporta inevitabilmente e senza discussioni l'abbandono del punto di vista di classe. Perché un partito a vocazione maggioritaria non è, come hanno scimmiottato alcuni giornali, il partito che vuole il 50%.